Raga, benvenuti in questo nuovissimo video. Per questa speciale intervista doppia vi ho chiesto di farci delle domande su Instagram. Ho lasciato un form, ci avete fatto delle domande, quindi questa intervista doppia è fatta da voi. Lo stesso video l'hanno fatto gli Enub 2 giorni fa, ma vi giuro che io non lo sapevo. Vi giuro, non lo sapevo, cioè, ok? Ovviamente l'intervista doppia sarà fatta con Maritech, quindi buona visione. Nome: Marika. Pietro Giampiero Tecnologia. Età: 24 e mezzo. 29, quest'anno 30. Sarò vecchissimo quest'anno. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto l'altro? Che era vestito di merda e che era basso. Grazie. Che si era presentato con delle scarpe orribili, vestita malissimo, e ho detto che schifo. Poi per fortuna mi ha conquistato con altro. E quando vi siete visti la prima volta, pensavate che sareste arrivati a costruire tutto ciò? No, ma è impossibile, cioè penso che nessuno possa mai immaginare cosa succede nel futuro, quindi no. Assolutamente no, è stata un'escalation, successo pian piano chiaramente, però no, non me l'aspettavo onestamente. Ma nemmeno pensavo che fosse, che sarebbe stata, scusate, una storia rapida, cioè pensavo che sarebbe durata, ma non che poi ci saremmo sposati. Com'è stata la prima volta che i vostri genitori si sono incontrati? Ma in realtà non mi ricordo. Tu ti ricordi? No, onestamente no. E allora che cazzo è? Non me lo ricordo, zia. Boh, comunque, vi posso dire che tra i nostri genitori non c'è niente, anzi, alcune feste ce le facciamo pure insieme quando ci va. Ed è bello, bello il rapporto tra suoceri. Che altre relazioni importanti avete avuto prima di conoscervi? Allora, importanti come questa o comunque simile a questa, nessun'altra. C'erano state poi ovviamente mini relazioni, conoscenze con altri. Io ne ho avuta una che è durata, non mi ricordo mai se 6 o 7 anni, non me lo ricordo un cazzo, però una che tra l'altro i più veterani conosceranno, ecco. Chi ha avuto più ex? Se per ex definiamo i fidanzati delle relazioni serie, sicuramente magari di più lui. Io. Avete migliorato qualche aspetto del vostro carattere per favorire il vostro rapporto? Sicuramente qualcosa c'è, però in questo momento non saprei definirla. Diciamo che in larga scala dico la pazienza. Più pazienza adesso, anche perché lui è molto difficile. Oddio, Marika sicuramente sì. Io non lo so, lei mi dice ogni tanto che dovrei provarci, anche perché quando litighiamo al 90% delle volte è colpa mia. Dovrei sicuramente lisciare, tra virgolette, alcuni aspetti del mio carattere, ma non ci riesco, non sono in grado di farlo, mi dispiace. Ma se non vi foste mai incontrati, le vite di ognuno sarebbero le stesse di ora? Ma non lo so, io penso che forse lavorativamente parlando non farei quello che adesso faccio, perché è un lavoro molto magari vicino al suo mondo, anche se comunque non è correlato al suo, però magari stavo facendo qualcos'altro nella vita in generale. La mia penso di sì, in realtà, perché io comunque ho continuato a fare quello che facevo prima. Magari non vivrei in questa casa, senza ombra di dubbio continuerei a vivere dove vivevo prima. In linea di massima sì, secondo me. C'è stato un momento all'interno della vostra relazione nel quale non vi sentivate più innamorati? No, mai, mai. No, non credo, no. Avete mai pensato che l'altro o l'altra si stesse stufando di voi? No, spero. Forse sì, un paio di volte io, credo. Però sì, penso di sì. Avete intenzione di fare un figlio? Allora, questa è una cosa di cui abbiamo parlato tantissimo, ma in breve la risposta è no, non lo vogliamo al momento. E né nel prossimo futuro. Al momento no, raga. Cioè, nel senso, non c'è l'idea attuale di fare un figlio e soprattutto, l'abbiamo già detto, non per forza quando ci si sposa bisogna subito mettere al mondo dei cazzo di figli. Al momento no. Per come sta andando il mondo invece, secondo voi è giusto fare figli? Questa è bella come domanda. Se pensiamo al fatto che forse fra 30 o 40 anni non esisterà più il nostro mondo, allora no. Bella domanda, grazie utente che me l'hai fatta, non so tu chi sia. Allora, intanto, secondo me, chi vuole fare un figlio è giusto che lo faccia. Cioè, se uno si sente proprio la genitorialità, esatto, quella roba lì, è giusto che la esprima. Niente contro chi, chiaramente, decide di fare figli e mettere figli al mondo. Tuttavia, sicuramente il mondo al momento è una merda. Cioè, il mondo va a peggiorare, raga. Non lo so, cioè, magari ti posso dire sì, e sti cazzi. Oppure, guarda, non metto un figlio al mondo per il semplice fatto che poi sicuramente quando lui avrà 40 anni,
anni il mondo sarà uno schifo e quindi dovrebbe soffrire o comunque fare una vita devastata a causa mia, tra virgolette. Quindi non saprei rispondere onestamente a questa domanda bene. Avete mai pensato di stravolgere la vostra vita? Sì, per stravolgere si intende magari cambiare proprio città, cambiare abitudini, cambiare tutto. Sì, io vorrei tipo trasferirmi anche domani, me ne andrei da questa città, però è difficile, però sì, ci ho pensato un sacco di volte. Chi è il più forte emotivamente? Lui, ma perché è quello che si fa più scudo, ecco. Io? Credo. E il più tirchio? Credo nessuno dei due. Marika? Il più spendaccione? Lui sicuramente. Io? Che progetti avete per il futuro? Allora, per il futuro abbiamo ovviamente il matrimonio, che già sapete, e poi si pensa che un giorno, si spera, dovremmo andare a vivere da qualche altra parte. Ah sì, io non lo sapevo, chissà. Non lo sapevo, onestamente, grazie. Ragazzi, progetti per il futuro, quello che viene, quello che arriva, ci prendiamo, come si suol dire. Oddio, progetti in realtà non ne abbiamo di coppia, di famiglia per il futuro. Cioè, una volta sposati, spoiler, non cambierà niente perché già viviamo insieme da 3 anni. Quindi no, in realtà progetti non ce ne sono. Cioè, sposiamoci, via, poi io... vivo molto alla giornata, non programmo più un cazzo nella mia vita. Perché oggi ci sei, domani non ci sei, quindi. Elencami 3 pregi di ognuno. Allora, un suo pregio che io gli invidio è che niente lo tocca, niente lo smuove. Quindi non so se possiamo definirla indifferenza. Però questo, secondo me, è un pregio a volte no. Un'altra cosa di lui è che comunque se si crea un legame stretto con lui, ti dà tutto quello che ti può dare. Quindi è generoso. Solo se sei un suo amico stretto, una persona vicina a lui. E poi il terzo... simpatico. Grazie. Solare, simpatico. Solare, simpatico. Premurosa, affettuosa e organizzata. Bravo. Bravissima. Chi è il primo a prendere sempre iniziative? Io, 100%, ragazzi. Lui sarebbe sul divano tutto il giorno. Forse io, forse lei. Più lei, però a volte anch'io, dai. Cosa vi piace fare quando siete annoiati? Ma... dipende dal periodo, vi dico magari guardare qualche serie su o film su... su internet? Si può dire Netflix? Che cazzo siamo in TV? Che me ne fotte? Dillo Netflix! Su Netflix, che non abbiamo più. Ragazzi, non è che c'è molto. Guardare la TV in generale, stare insieme sul divano, guardare TikTok, ecco. Fare sesso. Fare sesso. Se capita. Un cazzo. No, in realtà, se proprio sono annoiatissimo, o usciamo, oppure, che cazzo ne so, ci mettiamo un film, boh, vediamo. Cosa cambieresti nello stile dell'altro? Mi, ragazzi, tutto. Quanto tempo avete? Allora, raga, tutto, dall'inizio alla fine. Anzi, devo dire che da quando stiamo insieme l'ho portato, diciamo, verso vie un po' più fashion, se vogliamo dirla così. Oddio, nello stile di Marika in realtà niente, si veste abbastanza bene, anzi è lei che ha migliorato me. Dissenso, Mitch. Qualcuno dei due ha mai finto un orgasmo? No. Che mi guardi? E tu perché vai così? Oddio, lei non lo so, io sicuramente è difficile, quindi no. Dopo quanto tempo l'avete fatto per la prima volta? Ma dico, secondo me è molto presto l'abbiamo fatto. Siamo passati 2 mesi dal primo incontro. Bellissimo, ciao mamma, ciao papà. 2 mesi? Troppo per me. I vostri rapporti sessuali in 6 anni sono migliorati o peggiorati? Allora, si sono evoluti, nel senso che sono diventati più maturi. Però non posso dire peggiorati, si sono evoluti, ecco. Invece che in questo istante sono in mutande. Ok. Migliorati. Chi cucina meglio? Io, ma perché lui non cucina. Marika. L'ultimo regalo che vi siete fatti? Io ho portato da Milano un profumo, un Paco Rabanne. Penso l'anello, l'ultima cosa che io ho fatto. Sì. Cosa vi piace di più fare assieme? Allora, ci piace tantissimo viaggiare. Ci piace tantissimo condividere il cibo, quindi andare a mangiare fuori, mangiare, scoprire cibi nuovi nei viaggi. Insomma, ragazzi, viaggiare e mangiare. Quello che dicevo prima, sicuramente stare nel divano, mangiare fuori insieme, viaggiare. Come gestite la casa tra faccende, pulizia e cucina? Allora, lui dice che è quella cosa, ma io sono più che convinta che in realtà sono io quella che faccio più cose a casa. Io mi occupo della parte della cucina, lui si occupa della parte di passare l'aspirapolvere, poi per quanto riguarda pulire casa in generale dividiamo a metà. Io sono l'addetto all'aspirapolvere, allo spolvero, spesso e volentieri, a fare pulizie diciamo un po' più pesanti, tipo fare i vetri, pulire i vetri dei bagni, pulire i vetri delle porte a vetri, pulire tipo gli armadi, ste robe così, quello sono io, però lei si dedica sicuramente alla cucina e a fare lo straccio quando è necessario.
fare. Avete un obiettivo di soldi da raggiungere? No, però ci spero il più possibile, ecco. Vive soldi. Oddio, un obiettivo prefissato proprio come cifra? No, 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 onestamente. Però sicuramente vorrei arrivare a mettermi da parte un po' di soldi, sì, per riuscire a campare serenamente. Però piuttosto che accumulare, mi piacerebbe anche investire e far fruttare quei soldi, perché tenerseli morti in banca perdono solo valore. Invece ha senso prenderli, investirli e quindi far fruttare quei soldi in altre attività che non so quali siano. Marika, tocca a te. Sei pronta? Prontissima. Una cosa che ami di Giampi? Come ho detto poco fa, la generosità. Cosa ne pensi della scelta di Giampi di prendere una Tesla? Allora ragazzi, prima di prendere questa Tesla, sapete quante volte mi chiedeva a me: ma che faccio? Che faccio? Io gli ho detto: guarda, se è una cosa che vuoi fare ed è un momento economico in cui puoi sopportare questa spesa, fallo. Quindi devo dire che sono stata magari pure io a dirgli di farlo. Com'è vivere con Giampi dopo che uno o più video sono andati male? Madonna ragazzi, diventa di un antipatico e di un apatico incredibile. È difficile gestirlo. Sei attratta da Giampi allo stesso modo di quando vi siete conosciuti? Sì, ma forse anche di più. Che lavoro fai? Allora ragazzi, faccio la social media manager per delle aziende locali. Al momento si spera di crescere ovviamente. Che impatto ha nella tua vita essere la fidanzata di Giampitech? Che per strada mi chiamano Maritech. L'unica cosa è questa, ragazzi, poi non cambia niente. Domanda difficile, molto difficile. Giampitech o Marco Mengoni? Marco Mengoni tutta la vita. Come Mates tutta la vita. Attenzione. Shit. Attenzione, attenzione. Dai ragazzi, Marco, dai, lui ce l'ho tutti i giorni, Marco no, è più speciale, ecco. Parliamo ora del vostro matrimonio. Chissà perché me lo aspettavo. Qual è la data? 17 giugno 2024. 17 giugno 2024. E perché proprio quella? Perché era rimasta solo questa. Perché dovevamo sposarci il 24, ma non era disponibile. Anzi, volevamo sposarci nel 2025. Poi però abbiamo detto, ma perché aspettare così tanto? Facciamo, c'era questa data, il 17, l'unica data disponibile del 17 nella sala ricevimenti dove volevamo festeggiare il matrimonio. E quindi abbiamo detto, vabbè, ci chiamo e via. E l'abbiamo bloccata. Come mai avete deciso di sposarvi? Allora, ne parliamo già da un po', magari forse anche per scherzo all'inizio. Però penso che siamo arrivati a un momento della relazione in cui vogliamo festeggiare l'amore in generale, il nostro amore con le persone a cui teniamo di più, in primis per questo. Perché Marika si era attaccata al cazzo, per questo, è regolare bro. Non mi pare, ma vabbè. Sì. No. Sì. No. Sì. L'idea del matrimonio vi mette ansia? No, ma perché non cambierebbe nulla, cioè noi già conviviamo da 3 anni, continuerebbe a essere la stessa cosa. Al momento no, però sicuramente poi sottodata un po' di caga ci sarà. Ma non perché dico, ah, la vita da sposato, non cambierò un cazzo, perché già è come se lo fossimo. Semplicemente proprio la cosa di essere al centro dell'attenzione tutto il giorno, quel giorno. E io odio essere al centro dell'attenzione, però sa da fa. Chi saranno i vostri testimoni? È la domanda. La cosa bella è che non lo sappiamo neanche noi al momento, quindi è una domanda anche per me. Non lo sappiamo, comunque è una sorpresa. Io lo so, ma non lo dico, e lo dirò ai diretti interessati, penso sotto Natale, più o meno. I testimoni che cominciano a scampare. I testimoni... Sotto Natale non ci I testimoni sotto Natale nessuno vorrà vedere. Cosa ne pensano i vostri amici riguardo al matrimonio? Alcuni sorpresi, altri super felici ovviamente della notizia, ma in generale comunque ragazzi ormai per noi che conviviamo non è che è una cosa troppo assurda, ecco, si pensava che prima o poi doveva succedere. Addio, sì, sono entusiasti, chi più chi meno, però sono entusiasti. Farete un accordo prematrimoniale? Non lo so, forse sì, penso sia giusto farlo comunque. Credo di sì, spero di sì, cioè secondo me ci starebbe. Non so che cazzo di valenza abbia, però mi documenterò. Chi sta organizzando tutto il matrimonio? Allora, in realtà lo stiamo organizzando insieme, però poi più avanti verrà la parte più bella, la parte più organizzativa, penso me ne occuperò io, ma perché mi piace veramente tantissimo organizzare cose in generale. Noi? Cioè, nel senso, insieme, volevo prendere una wedding planner, come cazzo si dice, però non so se abbia senso prenderla, perché, boh, comunque noi. Avete già organizzato tutto? Location, fiori e foto? Abbiamo in realtà fissato le cose più importanti, quindi la location, chi si occuperà dei fiori, chi della musica, chi delle foto, chi dei video, poi il resto è tutto in divenire. Sì, nel senso, abbiamo prenotato foto, video, musica, sala, fiori, basta, cioè le cose che vanno prenotate con l'organizzazione.
d'anticipo ce le abbiamo fatte. Poi mancano i dettagli, tipo le minchiatine, le partecipazioni, le bomboniere, la disposizione dei tavoli, tutte quelle cazzate lì, e poi si fanno tipo una settimana prima. Avrete un tema per il matrimonio? No, perché non mi piace la cosa del tema al matrimonio. L'unica cosa è che voglio che sia un matrimonio elegante. No. Quante persone inviterete? Saremo più o meno un centinaio, poco più di un centinaio. Penso che saremo sui 100, ma non lo so ragazzi, perché dipenderà anche dai rapporti con le persone da qui a quando mi sposerò. Per ora sono tipo sui 90-100, ma vedremo poi come andrà a finire. Il matrimonio sarà aperto al pubblico? No ragazzi, ma perché quale matrimonio è aperto al pubblico? Assolutamente no. Ma manco per il cazzo, anzi, sarà blindatissimo. Sì, sarà proprio blindatissimo. Giampi, pensavi di farla franca? Tocca a te rispondere adesso. Sono pronto. Tesla o Marika? Tesla. Vedo che Marika partecipa sempre nel tuo lavoro, ma tu nel suo? Oddio, in realtà sì. Spesso e volentieri, lei fa la social media manager, quindi spesso e volentieri mi chiede aiuto, cioè l'accompagno, l'aiuto a fare i video, l'aiuto anche a montarli a volte, ci confrontiamo, lei mi fa vedere le cose che fa, io dico guarda fai questo, cambia quello, quindi sì, in realtà, anche se è un lavoro che non si vede, però sì, l'aiuto. Da 1 a 10, quanto ti fidi di Marika? 9. Hai mai avuto paura che Marika ti sfruttasse per la tua popolarità? All'inizio sì, e se non sbaglio glielo dissi anche, poi comunque col tempo si è dimostrato che questa cosa non era vera, e quindi no, cioè nel senso sì, l'ho dubitato all'inizio, ma poi dopo 6 anni, no. Al matrimonio, inviterai la crew? Ma in realtà non lo so ragazzi, nel senso, dipende sempre dai rapporti che ci saranno con tutti i nominati crew da qui al prossimo anno. Cioè tutto dipende da quello. Al momento probabilmente sì, però appunto ripeto, dipenderà dai rapporti, da come si evolverà il rapporto con loro nel corso di quest'anno. Hai un piano B oltre a YouTube? Zio Pera, no, non al momento, sto provando a crearmelo come facendo tipo degli investimenti immobiliari, sto provando a comprare un appartamento, sì, ci sto provando, ci sto riuscendo, no, quindi non è semplicissimo, anche perché il capitale da investire è davvero tanto rispetto poi anche agli introiti che poi riceverei mensilmente, però sì, sicuramente è una cosa che quest'anno voglio fare, ci sto provando anche proprio in questi giorni, però al momento le mie uniche fonti di guadagno sono YouTube. Risposte rapide, mi raccomando, da 1 a 10, quanto vale i soldi? 8. 10. Oh, 10 è una merda. Dai, no, 10 no, però secondo me è un 8 e mezzo. Il sesso? 8. 9. Il lusso? 7. 5. La moda? 7. 2. Grazie. L'apparenza? Purtroppo 9. Per te l'apparenza vale 9? Ah, per me, certo. In generale. Che cazzo te ne frega, per te? No, l'apparenza direi 7 e mezzo. Le altre ha risposto per te? No, le altre era per okay. me. Ok. 6. Il lavoro? 9. 8. La famiglia? 9. 8 e mezzo. I viaggi? 9. 10. Gli amici? 6. 7, dai, 7 e mezzo. 5. Cazzo ridi? Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile, disse un filosofo. Quale filosofo? Sto cazzo. Quindi, ragazzi, grazie per aver visto questo video fino alla fine, questa intervista, grazie per tutte le domande, grazie al montatore per averci prestato la voce. Prego Giampitec. Grazie a Maritec per essersi prestata. Molto bella questo format, mi piace che voi ci fate le domande, quindi ci vediamo probabilmente a una prossima intervista con chi? Non si sa, potremmo rifarla insieme a Murri dopo 10 anni dall'ultima che abbiamo fatto.